Buonasera a voi. Ecco, che le parole di Mario Draghi siano state molto importanti non c'è dubbio, che non siano state ascoltate a livello europeo altrettanto non c'è dubbio. Beh, diciamo che Mario Draghi ha avuto sempre uno stile fermo in tutte le sue uscite pubbliche e si è confermato anche con questo articolo su Financial Times. Diciamo che l'Europa fa un po' fatica ad ascoltare perché ritorna sempre il problema del meccanismo decisionale europeo, che purtroppo è farraginoso e che purtroppo è stato immaginato in un periodo in cui andava tutto bene. Non è un meccanismo decisionale immaginato per momenti di crisi. Se poi consideriamo che questa è la crisi peggiore degli ultimi 2 o 3 secoli, capiamo rapidamente del perché ci troviamo in questa situazione. Che insomma ci può salvare solamente l'indulgenza del Papa, insomma, se l'Europa rimane sulle posizioni. Tra l'altro il Fatto Quotidiano ha pubblicato, diciamo, un dossier che è quello attualmente in discussione, che prevede gli aiuti però in base al meccanismo europeo di stabilità, cioè praticamente forse nemmeno troppo attenuate le condizioni che avevano fatto comunque imbestialire praticamente tutti i partiti italiani, cioè praticamente quella di una valutazione della sostenibilità del debito, cosa che porterebbe immediatamente delle conseguenze gravissime a paesi ad alto debito come siamo noi, e con la necessità poi di rientrare dai finanziamenti in tempi nemmeno troppo lunghi. Cioè, questa è follia pura, professore. Guardi, parliamoci chiaro. L'unico modo davvero efficace, l'unica politica davvero efficace per affrontare una crisi di questo tipo è di portare il debito a livello europeo, cioè significa che certo. Chi ha proposto gli Eurobond ha ragione. I Corona Bond, no? Corona Bond. Ma chiamiamoli come vogliamo, in fondo diciamo non cambia la sostanza. Certo. Il punto vero è che da 10 anni si parla di questa eventualità. Da più di 10 anni, anzi dai tempi di Jacques Delors si parla di questa eventualità, ma evidentemente la condivisione del rischio da parte dei paesi non è qualcosa che si vuole affrontare con serietà. Diciamo che in questo momento forse la condizione migliore per provare a trovare un'intesa da questo punto di vista. Probabilmente si potrebbe avviare a un vero e proprio piano di Eurobond, con un piano più imponente di obbligazioni che già esistono legate alla Banca di Ricostruzione e di Sviluppo Europea, cioè la famosa o alla Banca Europea degli Investimenti, che sono strutture che già esistono, che già emettono obbligazioni. Probabilmente si potrebbe puntare non all'Eurobond che tutti vorremmo nel nostro diciamo così, nei nostri, sì, ma non solo gli italiani, però, perché qua insomma il documento è stato firmato anche da francesi, belgi, lussemburghesi, spagnoli, portoghesi, irlandesi, insomma, quindi non sono 9 leader europei, no? Sono 9 paesi, sì, non solamente i poveri paesi mediterranei, insomma è un po' cambiata, no, la percezione. Poi ci sono i paesi del nord che invece il Belgio è un paese del nord, ma insomma sarebbe favorevole a questa ipotesi, professore. Beh, ma parliamoci chiaro, la struttura dell'economia fa molto la differenza. Un paese come l'Irlanda, che è stata citata, è un paese che senza esportazioni torna a essere un paese estremamente povero, dato che il vero problema tra i tanti del futuro dell'economia e se le catene globali del valore resistano a questa crisi mondiale, perché tutta la connettività si sta perdendo, le persone sì, viva lo smart working, ma parliamoci chiaro, su scala globale è molto più difficile tenere in piedi dei meccanismi, dei processi produttivi che siano tra di loro concatenati. Quindi è chiaro che piccoli paesi, quindi l'Irlanda in un caso, ma lo stesso Belgio, che è un paese immerso in Europa, che quindi nei fatti dipende tra importazioni e esportazioni, sono ben superiori al suo PIL, è chiaro che dipendono dagli altri paesi, quindi è normale che tutti i paesi si preoccupino, e come è normale, non normale, ma come è comprensibile che paesi più grandi come la Germania siano
leggermente più attenti, in virtù del fatto che essendo dei grandi paesi, insomma, il grosso della struttura economica in fondo si rivolge a se stessa, ecco. Intanto comunque arrivano delle dichiarazioni di Conte che sono assolutamente preoccupanti, perché si rivolge all'Unione Europea con questa frase: se gli aiuti saranno come nel passato, facciamo da soli. Che credo che sia una molto preoccupante questa dichiarazione di Conte. Ma diciamo che non so cosa voglia dire onestamente, perché facciamo da soli significa che, se vuole indicare che sfureremo il rapporto previsto nel patto di stabilità senza chiedere, diciamo, un precedente screening all'Unione, è l'unica cosa che posso immaginare da queste parole. È anche vero che l'Italia purtroppo non possiamo far finta che non abbia quel debito, quindi diciamo che forzare la mano può essere anche controproducente nel breve. Diciamo che forse sarebbe più logico darsi un tempo massimo entro il quale attendere una risposta. Se la risposta non dovesse arrivare, a quel punto si può dire facciamo da soli. Però mi pare che Conte, professore, l'ha vendicata ricordando proprio questa lettera firmata da 9 leader dei paesi europei in 10 giorni. Secondo lei i tempi sono questi? Ma diciamo che 10 giorni, 2 settimane sono un po' i tempi in cui si immagina anche di avere di essere passati indenni, di aver superato indenni il picco dell'epidemia in Italia e forse di trovarlo. E gli altri paesi magari invece vengano travolti, esatto, perché sta accadendo, e quindi questa condivisione del rischio dell'epidemia possa portarsi anche a livello economico. Questa è un po' esatto, penso che questo sia i tempi che siano stati calcolati così. Devo dire che secondo me forse il Premier potrebbe anche indicare delle misure per l'Italia anche un pochettino più efficaci, oltre a fare questi proclami rispetto all'Europa che ripeto hanno sicuramente un fondamento, ma ad esempio noi abbiamo ancora in Italia tante aziende che, o almeno parti di aziende che possono essere privatizzate, no? Viceversa, questa è una parola che non è stata mai pronunciata, oppure rispetto alle misure fiscali noi abbiamo delle asimmetrie nel sistema fiscale sulle quali si potrebbe intervenire. Faccio un esempio: la cedolare secca per gli immobili è ancora un regime estremamente agevolato rispetto ad altri, quindi non vedo perché non si possa intervenire in questi casi. Quindi diciamo che, perché finora quello che ha annunciato il Presidente del Consiglio parla di sussidi, giustamente di sussidi a tutta una serie di categorie di lavoratori, giustissimo, però è evidente che l'Italia non può far finta che questa crisi passi solamente sostenendo i lavoratori e le imprese con la cassa integrazione. È chiaro che bisogna, questa è la crisi più profonda negli ultimi 3 secoli probabilmente che ci aspetta, quindi bisogna anche intervenire in maniera significativa e sostanziale su quella che è la struttura portante della nostra economia. Non c'è dubbio, insomma, vedremo un po' quello che verrà, insomma, quello che potrà essere deciso, ma da qua veramente si sono in ballo le vite di milioni di cittadini, non solo italiani evidentemente, però insomma ci stiamo preoccupando dei cittadini italiani, perché insomma qua se non si interviene in maniera forte, scioccante, come peraltro ha sottolineato Mario Draghi, impedendo il collasso delle aziende, quindi licenziamenti a milioni, si può scatenare un, a parte che appunto, se non c'è lavoro evidentemente non si sa come potrai sopravvivere, ma insomma si possono scatenare crisi di proporzioni ancora inimmaginabili. Cioè quello che stiamo vedendo è grave, quello che potrebbe succedere in seguito potrebbe essere ancora più grave. Certo. Per questioni come queste sono cadute democrazie, si sono formate regimi dittatoriali, adesso non so come, è chiaro che cambiano gli scenari, ma insomma
veramente può essere qualcosa che non riusciamo neanche ad immaginare, professore. Ma guardi, io le dico la verità, io queste sono quelle crisi di sistema che purtroppo durano tanto. Consideriamo solo una cosa, il risparmio privato quanto è a rischio, no? In pochi giorni quanto i risparmi delle famiglie sono stati decurtati da queste crisi di borsa, no? Per dire, anche la lentezza con la quale non esiste un coordinamento a livello globale per chiudere i mercati quando noi tutti sappiamo che cadranno le borse il giorno dopo, no? E cadranno di tanto, no? Ma quando c'è stato l'11 settembre negli Stati Uniti, Wall Street è stata chiusa per 3 giorni. Io mi ricordo che poi di aver visto in diretta televisiva la riapertura di Wall Street, no? È chiaro che di fronte a delle crisi la prima cosa da fare è chiudere la borsa, come, ripeto, è stato fatto l'11 settembre negli Stati Uniti, quindi nel 2001. Per quanto riguarda la pervasività di questa crisi, noi per capire questa crisi dobbiamo andare indietro di secoli, dobbiamo immaginare quel periodo in cui cadeva l'impero spagnolo degli Asburgo, in cui cominciava a deteriorarsi tutto il sistema economico e poi quello politico. Quindi noi dobbiamo fare riferimento a quelle esperienze storiche, non a esperienze storiche che sono più vicine, quindi più nella nostra memoria, ma che non ci dicono le stesse cose. Qui in questo momento la crisi è praticamente ben peggiore di quello che noi ci aspettiamo, perché va al di là dei cicli, va al di là della congiuntura, ma soprattutto perché distrugge appunto la cosa più importante che hanno le famiglie, cioè il proprio risparmio. C'è però una nota positiva, e su questo io devo dire che sono un po' in disappunto. Prego, chiudiamoci, perché insomma, sa, sentir dire che questa è la crisi peggiore degli ultimi 300 anni. Sì, no, però c'è una cosa positiva. Guerra. No, ma lei fa il suo lavoro. Ecco, io faccio però il mio lavoro. Però una cosa positiva la voglio dire. Io ultimamente si sente spesso questo linguaggio bellico, no? Anche lo Draghi l'ha utilizzato, e secondo me sbagliando, anche se in genere Draghi non sbaglia quasi mai, però nel linguaggio questa idea della guerra, che noi si stia affrontando una guerra, anche se più nel titolo che non nel testo, non del vero, però io ritengo che sia sbagliato. Perché? Perché le guerre distruggono l'unica cosa che davvero è difficile da rimpiazzare e che davvero garantisce la crescita poi delle società, che è il capitale umano. Cioè quando si fanno le guerre si uccidono i giovani che hanno studiato, si lasciano i bambini orfani creando dei disagi per tutta la vita. Questa è una crisi che, per quanto sia incredibile e massiccia nella sua estensione, ci lascia il capitale umano, almeno sì, abbiamo tanti morti, però abbiamo anche un'età media sappiamo che i morti, dei deceduti, non sono più popolazione attiva nella maggior parte dei casi, no? Mentre la popolazione attiva rimane con tutte le sue difficoltà, ma rimane nel tessuto economico, e questo dal punto di vista economico è una grande risorsa, perché il vero asset poi dello sviluppo sono sempre le persone. Quindi questo è il dato da cui ripartire, quindi mettere in condizione poi le persone nel riprendere le proprie attività. E aggiungo un'altra cosa, ha ragione chi dice che probabilmente i recuperi di produttività li avremo anche soprattutto dalle donne, che potrebbero avere, diciamo, dei vantaggi dallo smart working, potrebbero anche avere dei vantaggi di produttività. Poi dovremmo andarlo a verificare con i numeri, però diciamo che sicuramente cambiando tutto la situazione lavorativa, cambiando la popolazione attiva dopo questa crisi, noi avremo dei cambiamenti. La fortuna è che le persone a lavorare ci saranno. Speriamo veramente. Questo è un momento in cui bisogna attaccarsi alle lucine che possiamo vedere in lontananza. Professor Caruso, grazie. Buonasera. Grazie a voi.